Ciao amiche e amici dalla vostra Gatta Luna. Eccomi qui accanto al caminetto, al calduccio, con lo scialle come la nonna. In questi giorni fa un gran freddo. Tant'è vero che oggi non sono neanche uscita per il freddo, nonostante il sole fosse... Adesso c'è ancora il sole, sta tramontando, ma il sole era bello franco, come si dice. Video di libro, di libri ma di libro in realtà. Ieri sera ho finito il primo volume, attenzione, di Robert Musil, non so se si pronuncia così, credo che lui sia tedesco o austriaco, forse austriaco, L'uomo senza qualità. Questa è la nuova edizione italiana a cura di Adolphe Frisé, con l'introduzione di Bianca Cetti Marinoni, edito Einaudi, è uno di quelli con la copertina morbida. È piuttosto provato questo libro, perché in realtà era tanti anni che avevo i due volumi in celofanati assieme, da tanto tempo, perché li avevo comprati in libreria. C'è stato un periodo della nostra vita quando, con i figli piccoli, quasi tutti i fine settimana andavamo in giro per qualche bella libreria, voi Mondadori Store, voi alla Rizzoli, alla Feltrinelli, bellissima Feltrinelli di Milano Centro, eccetera, eccetera. E di solito lo schema era giretto in libreria, se c'era qualcosa che piaceva ai ragazzi o a noi lo compravamo, se c'era qualcosa, e poi comunque immancabile c'era il baretto. Allora, questo primo volume, finito ieri sera, 850 pagine, non so quanto ci ho messo, comunque poi mi segno tutti i dati, scusate, così sto registrando un po' di impulso, ho segnato tutto, ma adesso non ho presente. 850 pagine, un bel mattone. Allora, è sicuramente un capolavoro assoluto, chi sono io? Però devo dire che ho fatto parecchia fatica perché, se ho capito bene, ve la dico così, poi voi controllate da fonti attendibili e quindi non da me, e questa opera monumentale è incompleta, perché con il secondo volume, questa edizione in due volumi, ma credo ce ne siano diverse, con i due volumi, che sono pubblicati senza soluzione di continuità, è proprio praticamente un libro unico, tant'è vero che l'indice è nel secondo, per dirne una, e consta di 1780 paginuzze. Io, diciamo, la lunghezza di un libro non mi spaventa particolarmente, per esempio, mi sono letta Il Conte di Montecristo, lo so che è imparagonabile, insomma, è una lettura molto più... scorrevole, sembra che voglio dire che questo non è scorrevole, ma insomma, più dico leggera, dite che Dumas si offende. Allora, questa invece è una scrittura molto densa. Il secondo volume, cioè la storia, perché dicevo, ecco qua, esatto, sono 1180 pagine in realtà. Poi sì, guardate, questa è proprio una macchia di vecchiume che si era sviluppata attraverso la plastica. Sì, è polvere, ma è una macchia, non va più via. E praticamente poi da 1180 a 1800 e quel calè, quindi sono 700 pagine, sono di abbozzi e frammenti che non so se leggerò. Quindi sostanzialmente io ho finito il primo volume, finirò per forza queste 300 pagine con cui si conclude, come dire, la storia così come è stata scritta. Poi ci sono queste altre 700 pagine, giusto? Dico giusto, sì. 700 pagine di abbozzi e frammenti che non so se leggerò. Perché ho fatto fatica? Ho fatto fatica perché è una scrittura molto densa, piena di digressioni. Per cui, essendo tra l'altro anche appunto un'opera incompleta che non è stata conclusa né tantomeno rivista dall'autore, soffre di una certa, lo dico così, è da lettrice appassionata, ovviamente non è una critica, io mi inchino di fronte alla grandezza, ma sicuramente è un grande romanzo. C'è una certa discontinuità, nel senso che avete
dei capitoli, forse presumo, magari che sono stati rivisti dall'autore, altri che quindi riuscite a seguirlo bene, eccetera, altri non è che non si riesca a seguire bene, è comprensibilissimo, è scritto magnificamente, ma sono delle lunghe, più che lunghe, diciamo, delle approfondite, diciamo, digressioni di tipo filosofico o anche sul proprio tempo, perché in realtà questo è uno splendido romanzo sul Novecento, è ambientato nella Vienna del 1913. Quelli di voi che sono forti in storia, non io, sanno insomma qual era l'epoca, un'epoca dove sostanzialmente, come dire, piena di fermenti politici, artistico-letterari, nuovi movimenti, nuove correnti di pensiero che sorgevano e nell'imminenza anche di due tragedie mondiali. Narra le vicende di Ulrich, questo giovane, noi diremmo così, sfaccendato. Questo giovine sfaccendato nella Vienna appunto del primo decennio del secolo scorso. Le sue vicende vedono come protagonisti altri personaggi, in primis l'amico Walter e la moglie di lui, l'enigmatica Clarisse, e poi anche Agathe, che salta fuori un po' verso la fine del libro. Che è la sorella, che lui chiama la sorella dimenticata, perché per lungo tempo il protagonista e la sorella non si sono tenuti particolarmente, sì, in contatto sì, ma non si sono visti fondamentalmente. Lei vive un amore infelice, ecco, questa è sicuramente un po' una costante. Vivono degli amori infelici. Walter ama Clarisse, vorrebbe un figlio da lei, Clarisse in realtà è molto presa da Ulrich. Da come ci vengono descritti questi personaggi, Clarisse è efebica, androgina, e Walter deve avere un aspetto abbastanza magrino, mentre Ulrich deve essere, così ci viene rappresentato, un bel ragazzo muscoloso e lei è attratta moltissimo da questa cosa. Ulrich ha molto successo con le donne, infatti ci sono delle sue amanti, amanti o ipotetiche amanti, che hanno un ruolo importante nella storia. Il tutto ruota attraverso la creazione, per festeggiare l'imperatore dell'impero austro-ungarico, e come dire, mettere in piedi una sorta di, chiamano, che loro la chiamano azione patriottica o cose del genere. E quindi queste donne della buona borghesia che devono appunto costruirla. Si dice molto del ruolo della donna all'epoca, è sicuramente, ripeto, un affresco meraviglioso dell'epoca. Soffre forse un po' questo libro della sua incompletezza, del fatto appunto di non essere stato risistemato dall'autore, che sicuramente è una penna formidabile. Quindi io ho finito, sono riuscita a finire il primo volume, ripeto, con una certa fatica, ma l'ho finito perché in realtà ero molto affascinata da questa scrittura e da questa storia. Ero incerta se leggere anche il secondo volume, perlomeno nella sua parte, diciamo, più strutturata come storia, le prime 300 pagine, poi ho deciso di sì perché in effetti finisce in maniera molto tronca. È appena avvenuto, diciamo, l'azione si svolge in un periodo in cui è appena avvenuto un efferato delitto causato da un povero essere malato, evidentemente, ed è che è un serial killer. Che ha ucciso una povera prostituta. Attorno a questo efferato delitto, insomma, c'è molto interesse da parte, anche pruriginoso da parte della società viennese, e anche i nostri protagonisti se ne interessano. Per esempio, una delle vicende che resta sospesa è la vicenda di quest'uomo, perché uno dei personaggi, non vi anticipo niente,
lo vuole andare a conoscere. E quindi cosa fai? Lasci lì la storia che non sai se questa persona andrà o non andrà? Tanto per dirne solo una. Quindi penso che leggerò le altre 300 pagine e poi vi saprò dire. Ripeto, non so consigliarlo, allora dovete essere dei lettori più che formidabili, avere pazienza perché almeno io so che ci sono persone che leggono 100 pagine al giorno. Io a volte certo lo faccio, l'ho fatto, leggo abbastanza velocemente, ma non questo libro, io non ci sono riuscita, è una scrittura densa. Bisogna andare coi propri tempi e poi per carità, magari molti di voi lo cominciano, lo finiscono in poco. Quindi come dire, lo consiglio, ma se siete dei lettori formidabili, ci sono tantissime edizioni, non so dirvi se questa è una delle migliori, io l'avevo preso in Audi, direi che casa editrice ben più che illustre e quindi l'ho ripescato l'altro giorno. Era ancora in celofanato, tranne con un buco nel celofan che appunto ha causato questa macchia. Però non mi dà nessun disturbo, mi piacciono i libri vissuti. No, la cosa che mi dà fastidio è quando sono magari rotti qui alla costa, però è una cosa che succede. Io in genere non segno tanto i libri se non magari un po' a matita, ecco, non con l'abiro, di solito no. E quindi niente. Spero vi interessi questo video, se vi interessa meno skippatelo, non c'è mica problema. E poi una cosa che io non dico mai, però vedo che anche molte mie amiche youtuber mi dicono no, ma dillo, dai. Se il canale vi piace, ovviamente potete iscrivervi, a me è ovvio che mi faccia piacere. Se il video vi piace, mettete il like. Se proprio vi fa schifo e ci tenete, mettete il dislike. Anche se non ai miei videi, ma in generale io il dislike non lo capisco, nel senso che mi viene da dire, se un video non ti è piaciuto, l'hai visto tutto fino alla fine? Ah, no? E allora perché metti il dislike? Però, per carità, già devo dire che i miei follower sono anche molto gentili e raramente trovo dei commenti antipatici, direi antipatici, o perlomeno che a me suonano sgradevoli. Però direi evento più unico che raro. Ma c'è libertà di espressione, insomma. Fate come vi pare. Ah, quindi niente, mi sa che adesso vado avanti a leggermene ancora un pezzettino, quindi nel senso inizio il secondo volume. Molto bello secondo me l'illustrazione di copertina del primo volume, che è un ritratto di Karl Otten. Proprio dell'anno in cui si svolge la nostra storia, è l'autore Egon Schiele. Invece qui, in secondo volume, c'è questa illustrazione che devo dire molto dinamica, guardate che particolare, sembra deforme la mano di questa ragazza, no? È come se si autoabbracciasse. E qui è sempre di Egon Schiele, madre e figlia. E però è un particolare, non so se sia la madre o se sia la figlia. Bene, l'avevo pagato i due volumi che si acquistavano in maniera inscindibile, l'ho pagato 26 euro, vi ripeto, tanti anni fa. C'era già l'euro, quindi il 2000 era passato. Vabbè, vi do anche questa informazione se qualcuno fosse interessato. Ce la possiamo fare. 1996, però è già in euro, quindi può darsi che sia una ristampa dell'edizione del 97, può darsi. Comunque, guardate, sarà del 2000 o giù di lì, perché io l'ho comprato. Eccolo qua. 2004. Quindi giaceva nella libreria da un bel po', avevo un po' paura di affrontarlo. E quindi, ripeto, spero questo video vi sia piaciuto e di avervi fatto passare un quarto d'ora un po' così distratti. E vi ringrazio di aver guardato questo video se siete arrivati fino alla fine e vi ringrazio anche se ne avete solo visto un pezzettino. Cercate di fare quello che vi fa stare bene.
Ciao, amiche e amici. Ricordatevi che leggere e vivere.